Dalle tematiche ambientali, salutando il nostro Lorenzo Picca e i nostri ospiti, ci spostiamo sul fronte letterario. Siamo sempre qui su Roma 3 Radio, siete sempre in diretta da Palazzo Farnese per seguire la Notte delle Idee. Io sono Chiara Esposito e ho il piacere di avere qui con me il dottor Samuel Sloth, professore di letteratura presso il Trinity College di Dublino e la traduttrice Bruna Cammarano. Salve, benvenuti, grazie di essere qui. Thank you. Grazie a voi. Il professor Sloth è tra i più grandi esperti di James Joyce e la sua ricerca si incentra sulle opere dell'autore, ma anche più in generale sulla letteratura d'avanguardia del XXI secolo. Questa sera sarà infatti protagonista della conferenza Joyce, Proust e la letteratura dell'interiorità. Le chiederei, professore, una domanda introduttiva. Visto che insomma, quest'anno ricorrono i 100 anni dalla pubblicazione di Ulysses e che nei suoi ultimi lavori si sta concentrando sull'aspetto politico che si può evincere da questi lavori, insomma, quali sono gli elementi di continuità con la nostra modernità? Very complicated question. Beh, innanzitutto va detto che la visione o la politica di Joyce è un po' insidiosa da spiegare. Perché una volta consolidata la sua reputazione come scrittore, diciamo dagli anni 20, 1920 in poi, quello che Joyce cercò di fare era quello di apparire, di consolidare un'immagine di se stesso che fosse un'immagine di una persona non politica, di un non politico. E questa idea in un certo senso prese piede tra i critici fino agli anni, più o meno agli anni 80. Dalle sue opere si evince chiarissimamente che invece c'era questa esplicito diciamo convinzione che è un qualcosa che ha a che vedere, che è partita dalla sua giovinezza, l'Irlanda sin dalla sua giovinezza, dove la grande questione, il grande problema era quello di creare, costituire una cultura, diciamo un'idea sia culturale che politica dell'Irlanda che fosse appunto specifica e particolare e peculiare del paese e non britannica. Beh, direi una linea di continuità, quasi un senso di comunità ben più ampio di quella che... I'm coming right to that. Sto proprio arrivando lì. Ottimo. Partendo proprio appunto dall'Ulisse e anche con attraverso Finnegan's Wake, in un certo senso, lui parte da questa idea, diciamo, della politica, partendo da lì, per cercare di costituire quella che è una comunità, ampliando questo concetto di comunità, quindi cercando di allargarlo, facendo arrivare un concetto universale, partendo però da qualcosa di veramente specifico, quindi partendo dall'Irlanda, facendolo diventare, cercando di definire quello che qualcuno, o quello che si potrebbe chiamare società. Beh, direi che indubbiamente ci è riuscito perché oggi ha lasciato un lascito, ecco, per giocare con le parole, talmente grande che il 16 giugno di ogni anno si festeggia il Bloomsday, quindi un sacco di persone partecipano a quella che è a tutti gli effetti una ricorrenza letteraria. Ce la può spiegare? Ha un'origine molto interessante. Prima completare la risposta alla prima domanda. Innanzitutto, partendo appunto da questa, diciamo, idea generale di Joyce relativamente alla politica, la grande questione politica, partendo da Aristotele fino ai nostri tempi, e ricordiamo che Joyce è stato un devoto lettore di Aristotele, era proprio la tensione fra l'individuo, fra il singolo e la comunità a cui esso appartiene. Potrebbe un esempio moderno, diciamo quotidiano, un esempio odierno potrebbe essere a livello di questione politica. Non so bene come questa cosa sia andata effettivamente in Italia o come in un certo senso sia arrivata qui o comunque come è andata in Italia, ma anche le reazioni non particolarmente di accoglienza alla necessità di indossare la mascherina, dove le persone, molte persone si sono rifiutate di farlo dicendo è mia libertà, io ho il diritto di decidere di non portarla, quindi il concentrarsi sul singolo, sull'individuo, non riflettendo
sul fatto che invece questo poi può aiutare, il fatto di portare la mascherina potesse aiutare tutti quanti gli altri. Quindi questa necessità, questa volontà di concentrarsi sul singolo, sull'individuo, e quindi questa tensione che in un certo senso ha animato il discorso politico. E non so come sia stato tradotto in italiano, ma c'è una riga nella poetica di Aristotele, in inglese è l'uomo animale politico, che non è correttamente esattamente giusto, perché in realtà sarebbe l'uomo della polis, vale a dire l'uomo addomesticato, quindi all'interno della società. Ed è esattamente questo che in un certo senso ha incorporato in questa tensione. E Joyce cerca di riflettere, di pensare su quella che è la responsabilità dell'individuo nei confronti della collettività. Non sto dicendo che in un certo senso cerchi di dare una risposta che sia la risposta giusta, ma in ogni caso è un tentativo. E in un certo senso questo è quello che troviamo poi nell'Ulisse di Joyce, perché Joyce dice descrivo in dettaglio approfonditamente Dublino perché rappresentando col dettaglio questa città riesco a descrivere la generalità, e nell'essere quindi così specifico riesce a essere generale. Ed è, ora non so se ci sia riuscito o meno, non sta a me decidere se abbia avuto successo o meno, ma sicuramente c'è questo, che chiunque abbia letto appunto l'Ulisse, sebbene non sia mai stato a Dublino, riesce magari andandoci, andandolo a visitare, a riconoscere, a creare quelle connessioni, quei collegamenti, perché comunque il suo modo di descriverla in maniera così dettagliata dà proprio, trasferisce quelle che sono le caratteristiche dell'essere città. E quindi questa cosa che poi viene riportata e tradotta da chi l'ha letto, da chi ci va, poi a livello locale. E poi c'è anche l'aspetto divertente, perché Joyce riesce a rendere divertente tutto questo. Magari se uno legge Dubliner, Portrait of a Writer, non è così divertente, ma lui riesce a metterci anche questo spirito umoristico. Poi consideriamo una cosa: Dublino è una città dove diciamo che il clima, il tempo meteorologico non è proprio al massimo, non è dei migliori, tende a essere abbastanza bruttino, soprattutto molto piovoso, ma a giugno, in particolare metà giugno, il 16 giugno che è Bloomsday, in genere una bella giornata, c'è il sole, è caldo e tiepida la temperatura, quindi fa anche piacere, è più frequente che sia bello che non. E c'è un quartiere di Dublino dove è ambientato il primo capitolo dell'Ulisse. E mi ricordo diversi anni fa, appunto, celebrando Bloomsday con la mia famiglia, in questo quartiere di Dublino ero a passeggio anche con mia moglie, e c'è gente che appunto va in giro vestita con gli abiti, con i costumi dell'epoca, beve il tè, si diverte tantissimo. E mia moglie, che cercava un pochino di prendermi in giro, mi diceva: ma che ne pensi di tutto questo? Magari tutta questa gente, chissà quanti in realtà l'hanno veramente letto l'Ulisse. E io ho detto: no, questa cosa non mi deve disturbare, perché poi se è un modo per celebrare, un modo per divertirsi, va bene così. In America c'è un po' questa guerra, un po' stupida, diciamo, relativamente al Natale, che alcuni conservatori dicono no, perché buon Natale, no, non è buon Natale, è buone vacanze, Gesù Cristo, rimettiamolo nel giorno appunto di Natale. E così faccio io con Bloomsday, rimettiamo Bloom all'interno di Bloomsday. Io direi che in questo modo ci ha dato una visione molto approfondita, molto globale, che dal pensiero politico di Joyce è stata traghettata nei giorni nostri anche con quello che possiamo vivere tutti noi andando a Dublino, leggendo le sue opere. Le faccio un'ultima domanda prima di salutarla, magari anche come chicca finale. Secondo lei qual è, diciamo, il motivo principe per cui dovremmo leggere Joyce? Non tutti piace Joyce,
E a me va bene così, mi sta bene anche così. Sicuramente devo dire che è comunque uno scrittore molto divertente, uno scrittore che ha una bella scrittura, scrive delle frasi molto belle, molto interessanti, molto curate, soprattutto diciamo la seconda parte dove ci sono queste frasi magari un po' più forti che tendono un pochino più a attirare l'attenzione, ma anche nella prima parte. Le frasi sono meravigliosamente create, meravigliosamente costruite. C'è la parte divertente, c'è la parte triste. E lui è veramente padrone di una vastissima gamma di stili. E questo è quello che appunto viene definito in un certo senso appunto l'esercizio di stile da cui e io credo che sia questo quello che poi è molto importante in Joyce. Io direi che possiamo portarci a casa questo splendido messaggio e la ringrazio tantissimo per il suo tempo, dottor Sulot, ringrazio anche la nostra traduttrice, Bruna Cammarano, e ovviamente torniamo tra poco con una nuova intervista.